Idee. Ma se uno non ha soldi, come si fa a fare sto marketing di cui si parla sempre? Marketing? Non lo so, però qualche cosa possiamo fare, delle idee. Bisogna farsi venire delle idee. Allora io ne butto lì 7, 8, insomma, alcune al volo, così. Non è che c'ho l'autore che mi ha scritto le idee. Qual è l'idea numero 5? Non lo so, butto lì qualche idea di buonsenso, roba che mi sembra interessante. Ma voi, nei commenti, postate tutte le idee che vi vengono in mente. In questo modo creiamo un mega raccoglitore con un sacco di idee pronte per l'uso, così domani mattina, se tu non hai il budget per promuoverti, vieni qua, ti peschi un'idea e magari ti torna utile. Vale sia per il libero professionista, sia per l'azienda che magari ha una unit che non ha il budget in quel momento. Unit budget, crisismi. Insomma, se non c'hai il grano, qualche idea te la devi far venire fuori. L'idea numero uno gira intorno al tema di rendere notiziabile il tuo prodotto. Allora, c'è un negozio qua a Brighton che si chiama Stuff the Bear, something like that. Questi signori vendevano peluche, gli orsetti, queste robe qua. Non li comprava nessuno. E allora hanno avuto questa idea astuta, probabilmente la fanno già anche in Italia. Hanno svuotato tutti i peluche, hanno piazzato una macchinetta, avete presente quella con l'aria che pompa dentro la roba che c'è dentro nei peluche, quelle piume. Non ho mai capito cosa c'è dentro questi peluche, comunque quella roba lì. E a questo punto hanno fatto un botto. Perché? Perché se sei un bambino vai lì e hai la sensazione che costruisci il tuo peluche. Vai lì e scegli l'orsacchiotto o il Paw Patrol o il Minion, te lo riempiono lì sull'istante, te lo confezionano e in più puoi scegliere tutti i vestitini, il cappellino, tutti i gadget. Il negozio stesso in quel caso è lo strumento di marketing. La stessa cosa la puoi fare online. Magari fai un tool che non ti costa a livello di budget, ti costa per lo sviluppatore che te lo deve fare e attiri traffico in questo modo. Pensiamo agli strumenti per misurare la velocità della banda, ad esempio. Qualunque tool online. Idea numero 2, 3, 4, 5, non so, alcune idee basate sul produrre dei contenuti che poi vengono segnalati a qualcuno, che sia un giornalista, che sia un influencer o che sia un partner. Partiamo dai contenuti. Ovviamente, scusate, una premessa importante. Non esiste nessuna attività gratis al 100%. Il fatto che tu non spendi dei soldi per far marketing non vuol dire che sia gratis, perché ci devi dedicare del tempo tu o metterci qualcuno. Ok. Idea numero 2 è creare un contenuto basato sull'idea di trasformazione. Un tizio che ho visto un po' di tempo fa ha fatto un progetto che si chiama Expert in a Year, esperto in un anno. In pratica l'ho visto perché ha filmato per un anno un tizio che non sapeva giocare a ping pong per poi arrivare a, diciamo, essere in grado di giocare. Loro l'hanno spacciato per un fenomeno, in realtà era incapace, però senz'altro è migliorato dopo un anno che si allenava. Quel video lì di questo ragazzo qua ha fatto 7 milioni di visualizzazioni ed è una cosa che conquista, perché vedere la trasformazione conquista l'essere umano. È un prodotto che gli è costato zero dal punto di vista della promozione, ma gli è costato chiaramente come sforzo, però risultato ottimo. E questo, alla fine dei conti, deduco che ti venda il suo libretto e ti venda il suo metodo per diventare esperto in un anno. Idea numero 3 è creare un contenuto basato sul concetto di impresa. Vi ricordate quando David Blaine, l'illusionista, è venuto qui a Londra e si è messo in questa scatola di vetro per non mi ricordo quanto tempo? L'impresa impossibile, in quel caso è il suo marketing. Magari fai il ballerino e la tua impresa è metterti in Piazza Duomo e ballare per 15 giorni di fila senza interruzione, qualunque tipo di musica possibile, immaginabile, a comando, H24. Ce la farà? No, non ce la farai, perché crepi prima. Però è l'impresa, quella cosa diventa notiziabile. Idea numero 4 è il contenuto basato sul concetto di sorpresa. Vi ricordate il video Free Hugs? Abbracci gratuiti, video storico, bellissimo, vecchissimo. In questo caso c'era un tizio che andava in strada, veniva filmato, tirava fuori il suo cartellino, abbracci gratuiti. Fece milioni di visualizzazioni, fu copiato come format in tutto il mondo. In quel caso si basa sull'idea della sorpresa, è una cosa spiazzante che di solito non succede quando cammini per strada. Idea numero 5, sempre sul tema di creazione di un contenuto, è l'idea del virtuosismo. Altro video storico. Vi ricordate il tizio che faceva la storia della musica in un tot di minuti? Ballava alcune canzoni storiche con le mosse di quel periodo storico. Era molto carino, molto divertente. Fece un botto pazzesco ed è stato uno dei video più visti su YouTube. Ecco, allo stesso modo uno può creare virtuosismo. Sei magari un imitatore, 100 imitazioni in 100 secondi. Ce n'è un sacco di video così. Molto bene. Idea numero 6. Una volta che hai questi contenuti, li devi fare arrivare a qualcuno che possa amplificarli, che gli possa dare visibilità. Come si fa? A prescindere dai giornalisti, dai media, dove dici, ok, ho fatto questi contenuti, vado su LinkedIn, piglio la lista dei giornalisti ad hoc o degli influencer ad hoc per il mio settore, gli mando una mail e gli segnalo questo contenuto che ho fatto, a parte questo che è banale. Però un'idea carina è quella, ad esempio, su Instagram di
usare la geolocalizzazione. Gary Viner, cioè, quei 2 minuti ne parla. You want more clients? Yeah, get Instagram 40% rich, get more clients. E più o meno funziona così. Se tu vai su Instagram, ok, lo faccio vedere, vai nella ricerca e cerchi per luoghi, ti escono in ordine di popolarità i post più interessanti. Allora, quello che puoi fare è andare a vedere quelli che tra questi hanno una community vera e una community magari numerosa e una community in linea con quello che fai e contattarli. Facciamo un esempio. Il mio amico Jack, personal trainer, può usare questo tool, contattare magari questo tizio qua che fa corse, Rob Figgi, e offrirgli magari un paio di sessioni free in palestra. Magari si crea un buon rapporto, il vecchio Robby magari ne parla e gli dà visibilità nella zona su un pubblico che interessa al personal trainer in questione. Interessante. Idea numero 7, molto simile, sempre basata sul concetto di regalo a prescindere da Instagram, è quello di regalare un prodotto talmente utile, figo per l'influencer di turno, sperando che questo ne parli. Magari sei uno che fa ritratti, mandi il tuo ritratto ai 50 principali investitori della Silicon Valley, senza chiedere nulla in cambio, magari questi se lo mettono in casa e il tuo ritratto lo vede Mark Zuckerberg la prossima volta. Ti chiama Mark e dice, I like your ritratino, posso averne uno anch'io? E tu dici, va bene Mark, 2 milioni e il 10% allo zio Monte. Devi chiaramente fare dei bei ritratti, se no non se li fila nessuno. Ultimo consiglio, idea numero 8, è pensare sempre a chi viene prima e dopo il tuo prodotto. Facciamo l'esempio del negozio degli orsacchiotti che si montano. Immaginati di essere un'azienda, un freelance che produce vestitini e dentro al mondo della sartoria. E tu allora puoi fare tutti questi vestitini per i vari pupazzotti, andare da questi signori che hanno già il traffico, hanno già i clienti. Guarda, io ho un prodotto che viene esattamente dopo il tuo, è una donna, un'aggiunta che può rendere il pupazzetto migliore e su quello che vendi ci dividiamo in base alle percentuali che stabilisci. C'è un proverbio che dice che le persone non si aspettano, sono i treni che si aspettano, alle persone bisogna andare incontro. E nel marketing è la stessa cosa, soprattutto quando non si ha una lira, al marketing bisogna andare incontro.